Dobbiamo essere ambiziosi e riprendere un progetto di sviluppo che è mancato in questi anni e ripristinare una politica di programmazione che abbia come faro l'interesse della comunità. Lo ha detto Luciano D'Amico, candidato alla presidenza della regione per il Patto per l'Abruzzo, intervenendo nella sala consiliare del comune di Pescara all'incontro Pescara al plurale ci vuole la regione, organizzata dall'officina del deputato Luciano D'Alfonso. Al centro dell'intervento di D'Amico, l'idea di Abruzzo tra 20 anni, serve una politica industriale, ha detto, e di sviluppo per l'agricoltura e il turismo. Il sistema manifatturiero abruzzese è sempre più solo, benché incida per il 28% sul PIL, più della Germania. Non possiamo più permetterci l'assenza di una bussola, è la regione che deve giocare un ruolo di regia e coordinamento. Di questo passo rischiamo di perdere anche la produzione dei furgoni della Val di Sangro. Per evitarlo è necessario adeguare i porti e le infrastrutture. Va applicata la carta di Pescara, prosegue, un'intuizione straordinaria nata in questa regione dove per la prima volta si sostiene che non c'è sviluppo senza sostenibilità economica, sociale e ambientale. Per D'Amico serve lavoro sicuro e di qualità. La nostra risorsa, dice, sono le giovani e i giovani abruzzesi. Dobbiamo puntare sulla loro formazione. D'Amico ha citato anche l'importanza di politiche di sostegno per il turismo e per gli agricoltori. Il deputato Luciano D'Alfonso è certo che D'Amico sarà il prossimo presidente della regione. Ha fatto bene all'università, alla tua, in altri settori, ha spiegato, e poi prosegue. Ma noi abbiamo una consapevolezza. In pancia della regione ci sono 3 miliardi di euro che devono essere cantierati e rendicontati entro il 31 dicembre del 2027. Siamo al 2024. Abbiamo meno di 36 mesi per cercare di progettare, proceduralizzare, appaltare, cantierare, mettere in produzione il cantiere, concludere il cantiere e rendicontare i documenti contabili all'UE e allo Stato membro che è l'Italia. Tutto questo non ce la faremo a farlo in pochi mesi, 36 che restano, perché si è perso troppo tempo dal 21 fino ad oggi. Allora oggi rastrelliamo le idee principali per consentire a questa provincia, accanto alle altre, ma intanto a questa provincia, di fare da traino. Traino di che cosa? Dell'agenda delle priorità della Regione Abruzzo. Noi dobbiamo declinare utilmente il ruolo della città di Pescara che diventa la nuova Pescara. E poi dobbiamo occuparci di riqualificare completamente, concludendo il programma già attivato nella passata legislatura, i fiumi di Pescara, il fiume Pescara e poi il fiume Saline. E poi dobbiamo fare in modo che in questa provincia sia facile venirci, attraverso anche i collegamenti del cielo. Deve essere facile venirci e ripartire, così come dobbiamo risolvere in maniera definitiva la questione del porto di Pescara e poi dobbiamo anche fare in modo che qui sia possibile organizzare un'ulteriore specializzazione della nostra università per l'intelligenza artificiale. C'è un dato, che questa regione in scadenza ha triturato decine e decine di milioni in operazioni clientelari che adesso stanno avvantaggiando i candidati delle liste del governo in scadenza. Noi su questo dobbiamo trovare rimedio, chiarendo e prefigurando qual è l'Abruzzo nuovo che vogliamo costruire.